La difesa della costa fra inserimento e potenziamento delle scogliere è tema caldo di questi giorni con la Regione Marche che ieri ha inviato al Comune di Fano la convenzione utile a procedere con la progettazione delle opere con un primo finanziamento di 230.000 euro per poi programmare interventi complessivi da 4.000.000 e 400.000 euro. La convenzione da dover firmare congiuntamente in modo da poter poi attuare una progettazione complessiva di tutte le opere a difesa della costa a nord di Fano ed esattamente dal torrente Arzilla fino a Fosso Seiore. In quella zona ci sono una serie di scogliere diciamo usurate nel tempo che vanno sicuramente in parte ripristinate. C'è una zona dove le scogliere proprio non ci sono, quindi la costa non è difesa. E ci sono alcune altre zone dove probabilmente le scogliere vanno un po' modificate. Noi abbiamo bisogno oggi di avere una situazione complessiva con un progetto complessivo che preveda tutto quel tratto di territorio, in modo che appena questo progetto sarà redatto possiamo chiedere, sempre con fondi ministeriali, un finanziamento pari a 4.400.000 euro per la sistemazione complessiva di tutta quella area. Passando da Fano a Pesaro, il consigliere regionale Andrea Biancani lamenta invece una scarsa considerazione della regione per la punta settentrionale della costa. Secondo Biancani, la regione ha destinato quasi 40 milioni di fondi PNRR e fondi europei a difesa delle coste, ma a Pesaro saranno assegnate soltanto briciole, ovvero 250.000 euro per sistemare una scogliera seppur importante sotto Castel di Mezzo. Bocciati invece gli stanziamenti di 1.900.000 richiesti per le scogliere di Baia Flaminia e di 1.200.000 per quelle di Vallugola. Anche Gabice, con zero risorse stanziate dai fondi europei, sarà costretta a cofinanziare eventuali interventi di messa in sicurezza della costa, a differenza della gran parte dei comuni che invece riceveranno i fondi diretti.